daremo una grande sveglia alla Camera, a tutti i deputati, per il risparmio tradito che va restituito. Da Montecitorio, ultima chiamata per la costituzione del fondo per i risparmiatori traditi. Oggi 10 associazioni venete del Friuli Venezia Giulia erano a Roma per tornare a chiedere la costituzione del fondo. Tra le richieste formulate, tempi più brevi, 60 giorni, per l'emanazione del decreto di attuazione dell'emendamento passato in Senato e l'allargamento del fondo a tutti i risparmiatori. In particolare le associazioni hanno chiesto che venga modificata la parte che preclude l'accesso al fondo a tutti coloro che non avranno ottenuto una sentenza passata in giudicato e che dunque altrimenti resterebbero esclusi dalla possibilità di avere un risarcimento.